Ciao a tutti, nuovo video di Mi leggo un libro mentre cuoce la pozione. Oggi vi vado a recensire il libro Il passo del lupo di Giampaolo Castellano. Questa è la copertina. Questo è il dietro. Allora, costo 15 euro, edizione del 2012. Allora, questo libro l'ho comprato a Parascondù, c'è un blog a riguardo, si chiama Fra Celti e Masche, sul piano delle masche. L'ho comprato principalmente perché si chiama Passo del Lupo e perché c'è questo lupo che, come dice mia madre, tutte le volte che c'è un lupo da qualche parte devo sempre comprare qualcosa. Infatti ero indecisa fra comprare i libri, ne ho comprati due, questo è uno sulle erbe, oppure un peluche a forma di lupo. Però, comunque, alla fine ho optato per i libri. E ho deciso appunto di comprare questo. Allora, questo libro non è niente di quello che mi aspettavo, nel senso che mi aspettavo tipo o la storia di un lupo oppure la storia di un passo di montagna che si chiamasse il passo del lupo perché magari c'erano dei lupi. Niente, alla fine sono rimasta delusa da questo, nel senso che se lo comprate perché vi aspettate che ci siano dei lupi protagonisti, restate a bocca asciutta, esattamente come sono restata io. Tuttavia, è un libro che, nonostante all'inizio non mi piacesse più di tanto, poi alla fine ha cominciato ad appassionarmi. Allora, innanzitutto vanno fatte delle considerazioni in relazione. È un romanzo. Allora, innanzitutto vanno fatte delle considerazioni sul metodo di scrittura, perché il signor Giampaolo Castellano ha un metodo di scrittura particolare. Il suo unico difettaccio enorme è che fa dei salti temporali atroci, però senza dirlo. Nel senso che scoprite solo che da un paragrafo all'altro, per esempio, sono passati anni, ma lo scoprite solo pagine e pagine e pagine dopo e voi non lo sapete. Ok? Questo secondo me, cioè, può essere uno stile, però secondo me è un po' un difetto perché devi essere più che concentrato. Non è una lettura semplice, ecco, devi essere più che concentrato per riuscire a stare dietro a questo libro. Però vabbè. Allora, la storia praticamente parla di una guida, di un escursionista, che si chiama, di un alpinista, anzi, pardon, che si chiama Nive, che è una donna sulla quarantina, se non vado errato, 40-50 anni, che ne passa di tutti i colori in questo libro: amori sbagliati, malattie, viaggi, morti, di tutto e di più. Però alla fine si rialza sempre praticamente. E lei stessa si interroga durante tutto il libro sul perché lei sia così, perché a lei capitino determinate cose. Si interroga sul suo senso su questa terra, qual è il senso della vita, della sua vita in particolar modo. Si interroga sul perché faccia determinate scelte, sul perché si ritrovi in determinate situazioni anche senza aver fatto niente per ritrovarcisi. Si interroga su tantissime cose. Diciamo che non ha un grande senso il fatto il perché si interroghi su queste cose. Fino a che non si arriva a una pagina specifica verso metà libro, che è pagina 93, dove la nostra protagonista parla con un uomo che viene soprannominato il turco, che la guarda e pensa a una determinata cosa che comincia a far intuire perché Nive si faccia tante paranoie in sostanza. E dice. Si immaginò Nive percorrere le vie del paese, le ricordava altre figure della sua infanzia, le donne selvagge di cui raccontavano le fiabe dei nonni. Erano donne indomite, figlie e madri di lupi, difficili da controllare, imprevedibili, donne che non si arrendevano, non si facevano limitare dalle usanze, dalla cultura e dagli eventi. Correvano impetuose nei boschi e si prendevano gioco delle bufere. Ma se ne avevi assoluta e conclamata necessità, erano pronte a soccorrerti, e quello era il loro punto debole, perché allora diventavano accessibili e vulnerabili. E adesso pensa lui direttamente. Lo so che non ti fermerai, Niv, non sta nella tua natura. Anche tu sei una donna lupo, non lo hai ancora capito. Tu puoi ascoltare il rombo del fiume sotterraneo che scorre sotto le paludi della vita ordinaria, ma prima dovrai ancora lottare e soffrire. E poi pensa altre cose. So bene, che non ti fermerai, le conosco bene quelle della tua razza. E inizia ad esserci un po' di mistero.
ad esserci un po' di mistero, questa donna selvaggia, perché è una donna selvaggia, eccetera, eccetera. Vi dico solo più un'altra cosa, poi non spoilerò il finale perché se no tanto vale. Però poi a un certo punto si arriva a pagina 110, che non è certo l'ultima delle sorprese, però dove a un certo punto succede che lei è malata e che si sta, anzi che è stata malata, è stata operata e si sta un po' riprendendo come può. E incontra un uomo di nome Jean, che non che si prende gioco della sua malattia, però è un po' impertinente, diciamo. E lei, mentre parla con lui, pensa questo: che idiota quel Jean, chissà cosa avrà detto di me, una poveraccia quasi in punto di morte, chissà se arriverà alla fine del ride. Jean, appena ti ritroverò, patirai le pene dell'inferno. Tu non lo sai che mia bisnonna è morta in odore di stregoneria. E dico solo più questo, perché poi dalle pagine a venire è tutta una scoperta. Mi fermo qua a raccontare il libro. Cosa dire di questo libro? Questo libro mi ha colpita perché non si capisce dove va a parare. Ok? Non si capisce. Quello che mi piace tantissimo è che va a raccontare bene come sia difficile la vita di una strega. Infatti si pensa per esempio alle sue antenate streghe, no? Che comunque erano tutte temute, solitarie, cioè se avevano bisogno di qualcosa si dovevano arrangiare perché nessuno mai le avrebbe aiutate. Sono passate attraverso ogni prova possibile immaginabile e lei infatti si interrogava anche del perché, no? Tutti questi accadimenti verso di lei, verso la sua famiglia, perché tutte queste, sembrava quasi che il mondo ce l'avesse con la sua famiglia in pratica. Però mette bene in luce come la vita in realtà di una strega sia molto più difficile di quello che si pensa. Allora, ci sono persone che dicono che una strega si riconosce perché ha una vita fortunata. Io questo non lo definirei, cioè non definirei una vita fortunata, ma non pensando ad esempio a me, ma io penso per esempio alle streghe del passato, che secondo voi avevano una vita fortunata, la vita semplice, neanche le sacerdotesse più grandi avevano una vita fortunata. Un po' perché hai un sacco di responsabilità che normalmente non hai, perché questo percorso spirituale ti porta comunque ad avere fortissime responsabilità. Nei confronti tuoi, nei confronti dell'ambiente esterno, nei confronti delle divinità, nei confronti degli spiriti, tu, qualsiasi spirito o divinità tu adori, tu hai delle responsabilità nei loro confronti. Hai dei poteri da gestire, il che è un enorme dilemma, perché prima devi scoprire di avere quei poteri, il che non è semplice. Numero due, devi saperli gestire. E non è facile, fai degli errori, poi li capisci, poi cioè è tutto un casino, e poi ti ritrovi sempre davanti a un sacco di prove in più degli altri, perché è come se il mondo esterno ti volesse proprio tirare fuori quel tuo essere, un po' metterti alla prova della serie, ok, se non superi queste prove o se non capisci quali sono gli ostacoli da combattere, quali sono gli ostacoli da lasciar perdere, non potrai mai essere una strega. Un po' come se fosse una prova continua, dimostra di essere chi sei, una cosa del genere, no? Che io ho sempre pensato che fosse così. E questo libro secondo me lo mette molto bene in luce. È un libro che, ripeto, non è molto semplice da leggere, perché un po' il carattere misterico, un po' il fatto che ti dà poche informazioni per volta, un po' il fatto che ci sono quei salti temporali di anni, mesi, settimane che però non ti vengono detti, non è semplice, cioè bisogna proprio stargli dietro. Però tutto sommato, è un buon libro, gli do 4 stelle su 5, anche se l'unica cosa che secondo me non vale tanto sono i 15 euro. Secondo me non vale proprio 15, secondo me vale tipo una decina, però vabbè, quella è una cosa mia. Però appunto io gli do 4 stelle perché comunque alla fine è una bella storia. All'inizio è un po' noioso, poi quando si comincia a capire un po' come ragiona il libro, ok, allora da lì ti fai prendere e da lì è molto interessante. Quindi sì, gli do 3 stelle su 5. Ripeto, si chiama Il passo del lupo di Giampaolo Castellano. La mia edizione è 2012, costo 15 euro.
Io vi lascio un bacione e noi ci vediamo alla prossima recensione del libro.